Ciao, mi presento, sono Carlo Alberto. Un paio di disclaimer all'inizio, perché quell'immagine non è mia, l'ho rubata a un grafico che si chiama Kurt Iverson, spero che non se la prenda. Ho cercato di contattarlo per dire finirai su una slide, non mi ha risposto, come è stato lo stesso. Questa sera vi parlo, è un titolo un po' cruento, forse chatbotomia, perché sembra un po' una roba sicuramente proprio dura, no? Prendo un bot, io ho fatto un bot e in qualche modo cerco di selezionarlo questa sera, però non è tanto crudele, quindi siamo tranquilli. Vi racconto una storia, però come ogni... anzi, facciamo una cosa, ve la racconto subito e salto l'agenda perché così siamo un pochettino più veloci. Come ogni storia che si merita, cioè che... quando andiamo a teatro o quando leggiamo un libro, ogni storia importante ha un prologo. E questo prologo è successo, anche se questa è una vignetta, è difficile da vedere, da capire cosa è questa vignetta. Questa è una persona che ha la testa dentro il frigorifero. Allora, questa è una vignetta che noi abbiamo utilizzato 4 anni fa, siamo nel 2018, siamo nel 2014, all'inizio della nostra avventura, della nostra startup, e per raccontare che cosa volevamo fare. Però quel personaggio lì stilizzato ero esattamente io che regolarmente infilavo la testa dentro il frigorifero e cercavo di parlare con qualcuno dell'assistenza clienti, e veramente non sto scherzando, con quello dall'altra parte non riuscivo a capire niente, mi diceva mi deve leggere il numero di serie. Perché? Il numero di serie perché era dentro, no? E questo è il prologo della mia storia. Vi rubo 30 secondi per farvi capire che cosa facciamo noi. C'è anche il lieto fine, perché di solito parto a parlare, ma c'è anche il lieto fine, lo tieni subito a fare il caffè. Vi ho rubato un minuto, un po' di più di 30 secondi per spiegarvi con delle immagini che cosa facciamo noi. Probabilmente tutti voi conoscete ad esempio Zendesk. Zendesk è un software di supporto clienti e tipicamente viene utilizzato da aziende di servizi. Quando invece parliamo di oggetti fisici, quindi quando parliamo ad esempio della lavatrice, quando parliamo della macchinetta del caffè, a me è capitata questa cosa nel 2014, ma mi capita regolarmente, improvvisamente sono proiettato nel passato, cioè praticamente devo riprendere il telefono e devo fare quello che vi ho fatto vedere prima. Allora qual è il punto? Che siamo nel 2018, quindi in qualche modo abbiamo pensato di voler risolvere un po' questo problema. Fingovia ha la caratteristica di far sì che ogni oggetto, quindi ogni macchina del caffè, ogni lavatrice, ogni lavastoviglie, nasce uguale, tra virgolette, in fabbrica, non è proprio vero così, però poi ha una sua storia, no? Quindi finisce in un posto, in un luogo, ha dei clienti che hanno un nome e un cognome e hanno anche poi magari delle configurazioni particolari. Quindi questo è quello che facciamo noi facciamo il supporto sugli oggetti fisici. Okay. Per chi non conosce il mondo degli elettrodomestici, una domanda, qualcuno di voi ha parenti, amici che lavorano in qualche azienda, prima che io dica qualcosa di spiacevole, no, sto scherzando ovviamente.
Però diciamo per chi non conosce il mondo degli elettrodomestici, che non lo conoscevo anch'io all'epoca quando avevo fatto per la prima vignetta, ho detto no, voglio, non fatelo, ok? Ma una caratteristica veramente fondamentale di questo mercato è che la catena è lunghissima, cioè non è una catena, io non sto parlando della catena del valore, nel nostro caso parliamo della catena del servizio, è una cosa esageratamente lunga, cioè molte volte si parla di, ad esempio, di un'attività, di un'iniziativa business to consumer, quindi dall'azienda si va a servire direttamente il cliente. Nel nostro caso stiamo parlando di business to business, business più volte, consumer se ci va bene, ma altre volte, come poi è stata la nostra realtà degli ultimi 4 anni, con quelli che noi chiamiamo P, che sono i prosumers, cioè sono dei consumatori professionisti. Se l'avessi scoperto, se l'avessi saputo prima, quando avevamo avuto l'idea, avrei forse cambiato mestiere, però adesso sono 4 anni che stiamo facendo questa cosa, abbiamo sbattuto molto la testa e vabbè, ce la stiamo facendo. Ma l'altra cosa molto importante è che i player sono molto molto tradizionali. Quando vi dico tradizionali, cioè probabilmente sono le aziende più. Io qui avevo usato un termine, poi l'ho cancellato prima di venire qua perché ho detto non va bene. Li ho chiamati praticamente quasi dei dinosauri, non tanto per intendersi. Sono delle aziende enormi, molto molto statiche, con dei processi che arrivano veramente da decenni indietro, e poi hanno molte volte sono delocalizzati. Quindi qual è il problema? Il problema è che tu parli con qualcuno, ma poi la produzione è da qualche altra parte. E siccome, come avete visto nel video, noi utilizziamo sostanzialmente dei tag per riconoscere gli oggetti, uno più uno fa due in questo caso. Diventa molto molto difficile, o comunque diventa molto molto lungo, smartificare, scusate questo termine, degli oggetti, renderli in qualche modo intelligenti. Ultimissima cosa, e così avete capito un po' qual è un po' la nostra pena. I processi, soprattutto il servizio, quindi quando succede qualcosa io devo chiamare l'assistenza, quello addirittura è terziarizzato, quindi sostanzialmente non sto neanche parlando con l'azienda. Quindi, giusto per riassumere, ho produttori, distributori, distributori internazionali che poi vendono a degli agenti, che poi vendono alle catene, e poi forse finalmente la roba arriva a casa. E quindi se c'è qualcuno che deve rispondere, come nella chat di prima, sapete benissimo che non è il produttore, non è qualcuno all'interno di questa attività. Abbiamo passato gli ultimi 4 anni a implementare sostanzialmente questa roba qua. Ovviamente ci siamo posti una sfida, o perlomeno non è che ce la siamo posta noi, è che in qualche modo per cercare di crescere un po' più velocemente ci siamo messi un po' degli obiettivi. Beh, innanzitutto bisogna accorciare la catena, okay. Troppo lunga questa catena. La tecnologia deve essere abilitante, stiamo parlando di aziende che molte volte vedono la tecnologia come un fattore deprimente, per così dire. Invece la tecnologia sappiamo che deve essere qualcosa di abilitante. Inoltre, siccome noi partiamo dal fatto che andiamo ad abilitare, no? A creare delle macchine smartificate, quindi andiamo a aumentare il loro funzionamento, ci siamo detti, beh, però una cosa veramente fondamentale sarebbe quella di poter far sì che il nostro supporto possa essere aperto, no? Molto più aperto. Invece di andare a supportare soltanto l'Anespresso, tanto per intendersi, io in casa magari ho l'Anespresso, ho una lavatrice Whirlpool, eccetera, eccetera, no? Vorrei in qualche modo allargare. Non parlo di software più software meno umani perché stiamo parlando di un meetup di chatbot. Quindi penso che su questo punto ci siamo all'incirca allineati. E l'altra cosa su cui vi volevo richiamare è che noi abbiamo speso moltissimo tempo per supportare tutti quei processi che ci stanno dietro, e quindi la nostra sfida era quella, sì, che però non buttiamo via tutto quanto, cioè non è facile, no? Cioè vuol dire 4 anni di sviluppi, dei clienti molto 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 tosti, però dobbiamo cercare di innovare, fare l'innovazione nell'innovazione, però senza buttare via tutto. A questo punto arriva la nostra idea, diciamo l'evoluzione, chiamiamolo come se fosse una Tingle Me versione 2. Tingly, che cos'è Tingly? Tingly è il chatbot di cui parliamo stasera e di cui vi farò vedere qualcosina, che è un po' la nostra risposta a quei challenge che ci siamo posti, no? Cioè quelle sfide che ci siamo messi. E abbiamo creato, poi vi racconto come, se vi interessa, ma cercherò di andare abbastanza velocemente. Abbiamo creato questo chatbot per Telegram, quindi
chi di voi è su Telegram lo può utilizzare anche stasera, dopo magari vi do anche il link se vi interessa. E perché Telegram? Telegram perché è una piattaforma comunque con delle API, molto ben documentate, eccetera, eccetera, non vi sto a deviare su questa cosa. Ma quando parliamo di challenge e di far sì che la tecnologia sia abilitante, abbiamo detto, beh, facci dentro. Con un chatbot io posso anche cambiare un pochettino l'interazione. Allora, stiamo parlando di un'industria estremamente tradizionale. Non sto parlando di una roba divertente come i cagnolini di prima, piuttosto che... È un mondo veramente molto molto statico. Allora, qual è il punto? È cercare di portare un'innovazione nell'interazione tra il consumatore finale e gli oggetti. Voi pensate quando avete a che fare con, ad esempio, una lavatrice. Per voi la lavatrice è sostanzialmente un pomello, duro, per prepararlo, e finisce lì il discorso. Allora, noi stiamo cercando di portare un bot per interagire o con la lavatrice o con i servizi che ci stanno intorno alla lavatrice. Okay. E che cosa si può fare all'interno di questo bot? Vabbè, ad esempio, la prima cosa che si può fare è avere un autoaiuto, quindi la possibilità che questo bot ci possa in qualche modo rispondere su quelle che sono le esigenze più semplici, più specifiche. O, ad esempio, può darmi dei tutorial, delle video guide su come far funzionare ad esempio il microonde su una ricetta particolare. Ma l'altra cosa interessante è che io posso utilizzare il bot anche per dei task ripetitivi, okay? Quindi ad esempio ricordami, a me capita spesso quando che sono un po' dentro, io ho una brida, la brida ha un LED, ha una specie di display che mi dice quando devo cambiare la cartuccia, okay? Io posso fare questa cosa non tanto sulla brida, che non è per niente, però ad esempio il condizionatore, posso dire al bot di ricordarmi di pulire il filtro. L'ho fatto l'altro giorno perché ho riacceso l'aria condizionata. E tra l'altro il bot ci permette anche di avere un modello che non è più soltanto un modello che si rivolge, diciamo un modello commerciale che si rivolge esclusivamente ai produttori o ai distributori, ma in qualche modo il bot che si rivolge al consumatore finale apre il mondo a tanti altri servizi. Ti faccio vedere, perché secondo me a questo punto voi dici sì, ok, ma cos'è sto ultimo, no? Cioè, tante chiacchiere, vediamo un attimo in azione. Allora, se mi date 30 secondi, tanto se avete domande, dubbi o volete che ripeta dall'inizio. Allora, per fare questo utilizzerò il mio cellulare, così ve lo faccio in diretta e vedete che cosa si può fare direttamente con... Allora, mi collego il cellulare, 8 4 8 7 7 7 8 7, no. Cosa vuol dire questo numero? C'è l'applicazione installata. Ti sta chiamando. Ce la facciamo, eh? Vediamo. Ok. Allora, qui dovrebbe funzionare, sì, giusto? Io apro Telegram. Ok. Mi sto collegando al bot. Io ovviamente sul mio bot sono già una persona conosciuta, quindi per chi conosce Telegram ho cancellato soltanto la history. Siamo, forse, probabilmente qua ci sono delle persone con competenze legali più forti delle mie. Dovremmo essere GDPR compliant. È un tema. Mi astengo, non mi esprimo. Dovremmo. Comunque va bene, d'accordo. Allora, che cosa faccio? Cosa succede? Io mi collego al mio bot. Ovviamente, vabbè, la prima cosa che mi dice cosa posso fare col bot. E vabbè, a parte il solito messaggio di benvenuto, io quello che posso fare, vabbè, o scrivo o schiaccio i vari pulsanti, poi dopo vi dirò perché abbiamo abusato dei pulsanti, c'è un motivo. Però quello che mi dice è, voi immaginatevi, avete un assistente virtuale che vi aiuta con i vostri oggetti fisici, quindi con le vostre appliance, con diciamo, il vostro forno, il vostro frigorifero, eccetera, eccetera. Quello che potete fare è registrare dei nuovi elettrodomestici, vedere l'elenco degli appliances che ho già registrato. Posso ad esempio chiedere al bot di aggiungere delle reminder, cioè delle cose che in qualche modo, magari fra un mese, sei mesi, mi devono essere ricordate. Ad esempio vi faccio vedere, io ho degli appliances, perché io questo è proprio il mio profilo, io lo uso veramente, questo oggetto, per gestire alcune delle mie cose.
E in particolare, ad esempio, mi è capitato oggi, sto facendo un trasloco del motivo per cui sono vestito anche un pochettino così. Oggi a me è stata utilissima questa cosa perché, ad esempio, dovevo dare all'arredatore il modello del frigorifero. E gli ho dato al volo, invece di dover tornare a casa, ho chiesto al mio bot di ricordarmi qual è il numero di serie del mio frigorifero. Vedete, questo è il mio frigorifero, mi dice chi è. Ma tra l'altro, se state streamando, vi nascondo il numero di serie perché se no, sto scherzando, va bene. E questo va bene, questo è un esempio, però io posso anche ovviamente chattare con, oltre a schiacciare i pulsantoni, posso fare anche delle altre cose, però a parte questo, un'altra cosa che io ho trovato abbastanza interessante, o che, per cui io lo utilizzo, ad esempio io ho registrato anche il mio contatore della luce, ho capito, e vado giù. Che il bot mi ricordi ogni anno, perché ormai c'è il mercato libero. Bravissimo. Allora io faccio in modo che il bot mi ricordi ogni anno, perché io sono assolutamente smemorato, mi manda il messaggino. C'è l'agenda, però io gestisco così tutti i miei oggetti. Quindi. Allora il mio bot regolarmente mi scrive e mi dice sulla cadenza che l'ho detto io, cioè mi scrive esattamente quella roba lì, devi fare la rivisitazione del contratto. Ovviamente adesso io salto. Una cosa abbastanza interessante e che pochi sanno e che si può fare ad esempio col bot, ad esempio, se io prendo il mio frigorifero, una cosa che posso fare è aggiungere un'immagine. Perché aggiungere un'immagine? Adesso vabbè, scatto un'immagine giusto per, non sarà molto significativa. Adesso devo caricare questa immagine, bla 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 bla. Ok, la cosa interessante, tra virgolette, di questo tipo di interazione è che molti non ci pensano e... Sapete quando comprate un elettrodomestico? Molte volte siete invitati alla registrazione, non lo fa nessuno registra. In realtà bisognerebbe registrarlo, però io ogni volta, qual è il problema? Che registrare un elettrodomestico è una menata atomica. Cioè, perché io sono sul cellulare, mi chiedono 47.500 campi e non ce voglio. Butto via il flyer ogni volta che ho un elettrodomestico nuovo, butto via il flyer e chi se lo dimentica. In realtà è una cosa importante, non vi sto a tediare, noi sul nostro blog scriviamo per quale motivo, però sappiate che, ad esempio, se voi avete un problema con la vostra auto, il produttore vi fa richiamo sulle spese, e lo stesso dovrebbe succedere anche per gli elettrodomestici, soltanto che se voi non li registrate, loro se ne lavano le mani. Ad esempio, una cosa molto semplice che noi facciamo con questo bot è quello di semplificare la registrazione, perché la registrazione vuol dire sostanzialmente fare una fotografia, e questa fotografia poi viene validata, viene registrato l'elettrodomestico, e voi sostanzialmente l'avete registrato con un click. È molto molto semplice, però... Chiudo qua la demo perché sennò vi racconto troppo di questo. In questo mio resoconto, io non voglio convincere a utilizzare Tingly o sponsorizzare Tingly, non mi interessa. E questo vuole essere più che altro un racconto degli ultimi 3 mesi di esperienza. Questo secondo me è un elemento importante, cioè ogni volta che ci troviamo, io perlomeno non è la prima volta che mi sono trovato a costruire un bot, no? La primissima cosa è come faccio un bot. Okay. Io dovevamo implementare Tingly, e ho detto ma tecnicamente come lo facciamo? Esiste là fuori di tutto, non è più come magari non so 5-6 anni fa, esiste veramente di tutto, esiste un sacco di piattaforme SaaS. Quindi sostanzialmente le piattaforme in cui io mi registro e poi con delle interfacce, con delle UI, poi posso fare drag and drop e inizio a crearmi dei bot. No? Per i più tecnici, quanti di voi sono sviluppatori? Allora posso... ci sono anche ovviamente dei framework molto più tecnici, per chi è amante, non so, di machine learning, eccetera, eccetera, che utilizza Python. Io ad esempio sono stato contributore, ho citato questo PyAML2,
che è sostanzialmente un linguaggio, un XML, sostanzialmente per fare delle regex, quindi per fare dei riconoscitori sintattici, per così dire, esiste di tutto. E quindi la domanda è, ma io devo farmelo un motore, ok, o devo utilizzare un motore esistente? Allora, noi siamo partiti creando, vi ho detto, beh, dobbiamo fare delle prove, proviamo a crearne uno, abbiamo utilizzato Pandora Bots, ok? E Pandora Bots tra l'altro si basa su IML, quindi su questo linguaggio, ma non funzionava sta cosa, ma non perché non funzionasse lo strumento, cioè questi sono strumenti meravigliosi, non funzionava nel nostro caso, perché praticamente abbiamo creato dei prototipi che ci stavamo incartando di fronte all'aspetto conversazionale. Cioè l'utente, le persone con cui noi avevamo a che fare mi diceva sì, ma io che cosa posso fare? E tu scrivi, che cosa scrivi? Abbiamo capito che non funzionava per noi, proprio zero. Cioè magari funzionerà più avanti, ma in questa fase non funzionava assolutamente. Quindi alla fine quello che abbiamo optato è stato forse una roba molto meno altisonante, ma sono sostanzialmente degli alberi decisionali, per così dire. Non è proprio così, poi è una slide che racconta questa cosa, però abbiamo tolto l'effetto lavagna bianca, cioè l'utente, non so se avete notato prima, ogni volta che fa qualcosa gli viene sempre suggerito che cosa può fare a quel punto. Abbiamo voluto subito eliminare l'effetto lavagna bianca, perché veramente queste persone già non dicono cosa posso fare. Un'altra cosa che vi voglio far notare, abbiamo utilizzato tantissimi pulsanti. Perché abbiamo utilizzato tantissimi pulsanti? Perché ci siamo accorti che le persone che utilizzavano questo strumento erano, come me, dentro la cucina, tanto per intendersi, e non volevano scrivere, cioè mi dicevano sì, ma scusa, ma perché ti devo scrivere registra il frigorifero? Inizia, no, cioè ho capito, registra, fai la foto del frigorifero e finita lì. Sembra una sconfitta del motore conversazionale, non è così, però ve lo voglio dire come cosa che noi abbiamo trovato. E poi c'è un altro punto che è stato fondamentale nella decisione se fare o comprare questa cosa, è che le piattaforme, cioè noi stiamo sviluppando un nostro prodotto, un nostro software, e ovviamente dobbiamo stare attenti a quelli che sono i costi, no? Perché il nostro prodotto va a basarsi su delle altre licenze, per così dire. In questa fase non abbiamo valutato sostanzialmente utile andare a impelagarsi in strumenti che sono bellissimi ma forse non sono così interessanti per noi in questa fase, aumentando quelli che erano dei costi ricorrenti e soprattutto portandoci verso delle soluzioni complesse. Faccio una parentesi, per chi di voi conosce questi strumenti qua, non sono tanto forti perché mi permettono di fare un drag and drop di domande e risposte, sì, quello è bello, però fare molto facilmente. La cosa interessante è che loro ti promettono che ti danno una parte di AI, ok? Ancora una volta, bellissimo, nel nostro caso non ci serviva, perché noi abbiamo una parte di AI, che magari, poi magari vi dico qual è, però non era questa sulla parte conversazionale. Avete capito, abbiamo deciso di farcelo. Abbiamo qua Telegram, abbiamo quella chat che voi avete visto all'inizio, nel video iniziale, no? Noi abbiamo diversi modi per conversare, abbiamo creato quello che è un motore molto molto semplice che poi chiacchiera con tutte le strutture interne di Pingolini. Voi considerate che la nostra piattaforma è basata su microservizi, noi abbiamo più di 35 microservizi, quindi stiamo parlando di tanta roba, e alla fine l'engine, quindi il motore conversazionale che abbiamo sviluppato, o comunque il motore bottonoso che abbiamo sviluppato, in realtà è diventato il 35esimo, tanto per intendersi, e quindi abbiamo deciso sostanzialmente di farlo e di integrarlo nel resto. Vi faccio vedere quest'altra slide, per chi ha una competenza un pochettino meno tecnica, un po' più fregatevene, però ci tenevo a dirlo. Io prima vi ho fatto vedere un po' un'interazione su Telegram, no? Quindi voi immaginate, scrivete delle cose e queste cose diventano sostanzialmente il nostro input. Questo input, vabbè, c'è un proxy perché adesso Telegram domani potrà avere il messenger, ma la cosa interessante è che tutte le interazioni che avvengono su Telegram, qualunque esse siano, sia che mandiamo delle immagini, eccetera, vengono tradotte in un testo, effettivamente. Quindi noi in realtà abbiamo tenuto l'aspetto conversazionale, sotto c'è l'aspetto conversazionale, ma l'abbiamo mascherato con una, diciamo, con un'interfaccia, una UI molto più a click, tanto per intendersi.
Abbiamo voluto mantenere questa parte conversazionale, abbiamo sotto un parser per chi conosce Java e noi utilizziamo, io utilizzo Java, in passato ho anche sviluppato un linguaggio su Java. E questa roba qui non mi fa nient'altro che creare un abstract syntax tree, che è sostanzialmente una traduzione di quello che viene scritto nel testo in un modo un pochettino più semantico, per così dire, trattabile. Questo è il cervellino, lo chiamiamo il brain, ma forse è altisonante la cosa, che sulla base dell'ST riesce a decidere che cosa fare, e sulla base del contesto degli interservizi che ci sono va poi a interagire. Il risultato, per farla molto 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 semplice, che abbiamo creato, ma non era la prima volta, quindi non è che ci siamo inventati questa roba qua, abbiamo creato sì un motore conversazionale, però mascherato con un'interfaccia molto molto friendly, ma la cosa per noi molto, per me perlomeno molto interessante, che è guidata da un linguaggio scritto in modo molto molto formale, quindi molto asciutto, senza tutte quelle, questo è forse un aspetto molto più tecnico, perché conosce ad esempio la IML. La IML è sostanzialmente l'Artificial Intelligent Markup Language ed è un linguaggio, tra virgolette, che è un linguaggio un po' esagerato, basato su XML. È molto molto verboso. Chi prova a utilizzare questa roba si ritrova a scrivere tonnellate di roba, no? Alla fine, per avere delle interazioni relativamente semplici. Il problema poi è la manutenibilità. Il fatto di avere un linguaggio scritto in modo formale e in modo molto stringato è una roba secondo me molto interessante. Vado anche su quest'altro, non ho tenuto tempo, spero che mi vedo già che 25 minuti. No, un'altra cosa importante che volevo sottolineare è il go-to-market, non è banale per un bot, per un chat. Perché noi viviamo in una bolla, cioè nel senso, viviamo in una bolla perché io, i miei clienti sono delle aziende manifatturiere, okay? Sanno di quello di cui parliamo. E soprattutto i clienti finali, per quello che vi dicevo all'inizio, sono dei professionisti, sanno di quello di cui parliamo. Nel momento in cui ci siamo infilati nel mondo consumer, non è così banale questa cosa. Cioè, se io devo spiegare alla Sciura Maria, tanto per intendersi, che cosa può fare con il bot, non è proprio scontato questa cosa. Allora, noi abbiamo più fasi, l'ultima non ve la dico, ma non perché sia un segreto di Stato, ma semplicemente perché non voglio fare il chat troppo lungo. Abbiamo comunque tre fasi. Siamo nella fase 1, cioè noi siamo online, il bot funziona e lo utilizziamo, a parte io utilizzarlo per gioco, per casa, ma lo utilizziamo veramente. Ma siamo ancora nella fase 1 perché stiamo utilizzando, il bot è partito 3 mesi fa sostanzialmente, stiamo utilizzando questo periodo per sistemarlo, per aggiustare i vari bug che saltano fuori e soprattutto per capire quelle che sono i veri utilizzi, no, del bot. Perché questo poi ci permetterà, diciamo da settembre-ottobre, di ritornare sui nostri clienti come offering proprio reale. Vi faccio un esempio: noi abbiamo un'azienda come cliente che produce macchine da caffè professionale, okay? E questo bot può diventare un modo molto semplice, perché poi il nostro software gestisce anche tutte le uscite, tutta la parte di service che c'è dopo. Questo è il bot, è una roba molto semplice, tale per cui il ristoratore o il proprietario dell'albergo può scrivere al bot senza essere fisicamente davanti alla macchina del caffè. E quindi parte comunque il ticket, perché poi abbiamo tutto un sistema dietro, un workflow che gestisce questa roba, e pensiamo che abbia un impatto decisamente positivo questa cosa. Comunque quello che volevo dire della parte 1, noi siamo una piccola azienda, quindi facciamo tutto in economia, cioè proprio nel vero senso della parola. Noi puntiamo molto su quello che è la guerriglia marketing, quindi molta attività anche online. Io personalmente, c'è un'altra persona, andiamo a scrivere, andiamo a beccare tutti i blog post che trattano argomenti relativi a quello che facciamo noi, e poi andiamo in qualche modo a stuzzicarli. Però diciamo è una roba molto in fine, ovviamente non abbiamo la forza magari di una banca, no, che si può permettere di fare comunicazione. Noi dobbiamo cercare qualcuno, cercare di cavarci. Allora io in questi ultimi 3 mesi sui bot o sulla nostra esperienza penso di aver imparato un sacco di roba, cioè volevamo partire facendo una cosa e abbiamo fatta, dico un'altra, però poco ci manca. Ma la cosa più importante è quella che
alcune di queste cose ve le ho sottolineate qua perché sono state veramente, se io ripenso all'inizio, sono state veramente cruciali. L'abbondanza di tecnologia, forse ve l'ho sottolineato prima, veramente al giorno d'oggi è possibile fare qualunque cosa, ci sono degli strumenti bellissimi, bisogna stare molto attenti a che cosa si deve fare. Cioè, il pensiero è la prima cosa, cioè che cosa si deve fare, il prodotto minimo, che cosa si deve basare il test è fondamentale. C'è un attimo partire per la tangente e noi abbiamo rischiato di partire per la tangente più volte perché era un hype utilizzare il motore conversazionale di una di queste aziende, bellissimo, però poi nella pratica, se io devo, faccio un esempio, se io devo dire ho 5 macchine del caffè e devo riuscire a spiegare al bot che mi sto riferendo alla macchina con quel numero di serie rispetto all'altra, capite bene che forse il motore conversazionale non mi serve, mi servono due bottoni che mi fanno vedere esattamente quella macchina a cui mi sto riferendo. Cioè, la seconda cosa è il loop di prototipizzazione, scusate, deve essere velocissimo, nel senso che ho una ingegnerizzazione da questo punto di vista che la Sciura Maria mi ha insegnato tanto, io la cito come esempio, però ho dei, ho, diciamo, degli utenti Sciura Maria o Sciur Pietro. Voglio essere, non è una questione di genere, assolutamente, no, non è una questione, è che nel nostro immaginario, perdonatemi, anche perché quest'altra cosa, noi abbiamo utilizzato Telegram e, per tutta una serie di motivi e abbiamo beccato un sacco di utenti neanche anglofoni. Cioè abbiamo peccato né italiani né neanche pochissimi, un sacco perché Telegram, perché io non ci avevo pensato all'inizio, un sacco dell'est, tantissimo, cioè. Perché ti chiedevano russi. Non eravamo pronti a questa cosa, effettivamente l'abbiamo sottovalutata. L'altra cosa fondamentale nell'implementazione di un chatbot è il fatto che poi effettivamente uno ci può pensare 2500 volte, ma poi quando lo vede in funzione è una black box. Cioè tutte queste interazioni avvengono in parallelo, è quello un po' che sentivo prima nell'altro. E su questa cosa effettivamente cioè, bisogna essere preparati, cioè prima bisogna pensare un attimino a questa cosa perché è motivo di fallimento totale, cioè se non succede qualcosa io non sono in grado di vedere che cosa succede perché il bot non parla con me, il bot fa tante cose, ma se c'è qualcosa che non va io devo in qualche modo riuscire a capire. E l'altra cosa che non è assolutamente da sottovalutare, ma noi ci siamo cascati in pieno, sono i rischi legati alla tecnologia, non tanto quella che abbiamo scritto noi, questi sono, è ovvio ogni volta che si scrive, ma i rischi terzi, vi dico soltanto due cose. Noi siamo partiti, in quel caso ci è andata bene, ma tra virgolette, con Telegram e avevamo chiuso Messenger, i bot su Messenger. Ho detto l'abbiamo scampata, cioè noi eravamo partiti leggermente prima, però ho detto wow, se avessimo deciso di partire su Messenger ci saremmo trovati probabilmente bloccati. E questo non è banale, perché queste piattaforme, questi canali di comunicazione non sono, cioè sono terzi, e questo non è così. Poi invece è successo al contrario un po' di tempo fa, quando c'è stato il down di Telegram. C'è stato un grosso down di Telegram in cui non funzionava più niente e ce ne sono stati alcuni asimbiosi. E anche questo è una cosa da considerare, perché effettivamente cioè noi andando a vendere poi a dei produttori, cioè poi il produttore non gliene frega niente. No, in quel caso ci è andata bene perché siamo ancora in fase 1. Come se si dipendesse da Telegram. No, non lo so, però è una roba da valutare e ci abbiamo sbattuto il naso lì. Non ci avevamo pensato a questo down. Uno pensa sempre che questi strumenti siano effettivamente sempre raggiungibili. Noi partiamo sempre con la coda di paglia dicendo se il software non funziona è sempre colpa nostra. Poi sì, può essere che sia colpa nostra, cioè. Però molte volte in realtà non è per niente colpa nostra, però il problema è che il cliente finale è un down totale. Poi non ne frega niente se è colpa nostra o di Telegram o di Facebook che aveva i suoi problemi. Ce ne sono tantissimi di altri problemi. Quindi questo problema non è. No, questo problema non l'abbiamo risolto perché noi abbiamo deciso di partire con Telegram. Certo che se la piattaforma Telegram va giù, io vado giù di conseguenza. Cioè non sono più raggiungibile. Non è risolvibile. Sarà per noi, tra virgolette, risolvibile. Caso quando va giù ritorno su, dare un messaggino.
Sì, no, beh, in realtà quando è andato giù ed è tornato poi su era stato accodato tutto quanto, quindi praticamente nelle 5, 6, 7 ore, insomma, ricordo esattamente successive, hanno iniziato ad arrivarci tutta la coda di messaggi che poi ha generato a catena, certo, su di noi un picco di carico. Però vabbè, non siamo usciti perché noi siamo ancora in una fase abbastanza contenuta, però è una roba da tenere in considerazione. Se volete poi giocarci ve lo faccio vedere, cioè potete direttamente scannerizzare qua, ma ve lo nascondo. Fiddly bot. Ok, ci sono domande adesso un po' rapidi perché siamo andati un po' lunghi e cioè, se no chiaramente no, proxy è un termine nostro interno, sì, di un microservizio che noi creiamo che fa sostanzialmente da interprete, fa da ponte per sostanzialmente è fatto a plugin. E adesso abbiamo implementato soltanto uscita su Telegram, no, perché se il nostro engine dice manda una fotografia, il proxy nostro in realtà dentro una logica gli dice mandare una fotografia su Telegram si fa in questo modo, bisogna chiamare queste API, su Messenger si chiama in questo altro modo. È soltanto un layer. Sì, è un layer, assolutamente un layer, sì. No, questa è domanda e risposta. Non parliamo di prego. Allora io mi aspetto di avere poi tanta sicurezza. Di base tale per cui il produttore non deve entrare in gioco perché sono dei servizi che noi reputiamo interessanti per il consumatore. Questi servizi sono dei servizi autonomi che noi forniamo al consumatore. Sui brand o sui produttori che sono nostri clienti noi possiamo estendere i servizi, siccome noi sappiamo qual è l'oggetto, dove si trova l'oggetto, sappiamo il numero di serie eccetera eccetera, noi abbiamo proprio una parte di API, adesso non entro troppo nel merito, è tale per cui il produttore può scambiare informazioni con noi, quindi tanto per intendersi, quando io a volte chiedo fammi vedere il mio frigorifero, se fosse un frigorifero di un nostro cliente, quel frigorifero posso avere anche lo stato interno, se quel frigorifero è un frigorifero in IoT. Quindi sì, cioè il bot, questo lo dovete pensare semplicemente come una piattaforma di comunicazione col consumatore finale su degli oggetti. Togliamo la parte di fisicità legata all'oggetto, quindi il fatto di avere un'etichetta, parliamo con un assistente virtuale. Questo assistente virtuale beneficia di tutto quello che abbiamo fatto, quindi conosce l'oggetto, il workflow che ci stiamo dietro. E nel momento in cui il cliente nostro, quindi il produttore, è collegato, c'è uno scambio di informazioni, quindi quelle cose che avete visto prima in realtà si arricchiscono. Quindi banalmente posso anche semplicemente far vedere ad esempio qual è l'ultima condizione di errore, o addirittura questo può triggerare, che noi lo facciamo, può triggerare un ticket sul customer service di un cliente. E allora se questo non lo fa, cioè è proprio questo. Questo, allora, io non conoscevo loro. No, allora il testing è su come facciamo il testing del. C'è il crowd testing, c'è quanti che appunto. Sì, allora faccio questa cosa. Intanto la nostra non è un'applicazione finale, ok? Quindi vuol dire che praticamente noi ci appoggiamo ad esempio a Telegram, o ci appoggeremo a Messenger, o ci appoggeremo a WeChat. Quello che noi facciamo, noi non facciamo in questo caso crowd testing, anche se non siamo banalmente loro clienti. Quello che noi abbiamo invece è un meccanismo di testing, proprio di testing tradizionale, software, su tutta questa parte qua. Quindi noi abbiamo facciamo TDD ovviamente, è tutto sotto test, è anche in modo intensivo, ad esempio
ognuno di questi servizi, ognuno di questi servizi ha una quantità di test, qualification test, eccetera. In realtà la parte user noi la deleghiamo a Telegram. Se non funziona Telegram, ok, è un problema nostro, no, però... Ma se io schiaccio un bottone, anziché, che ne so, fare la fotografia, parte qualcos'altro... Allora, no, se schiacci il bottone e parte la fotografia qualcos'altro, questo dovrebbe essere il sottotest per noi. Questo è sottotest, ma non è test software. Questo è sottotest software. Diciamo che... valuto quello che ho sentito prima. Al momento non penso che ne... non avendo una nostra app, non lo vedo come una priorità in questo momento. In questo momento noi abbiamo un'altra priorità. Tutto questo sistema nascosto, sì. Cioè, la tua interfaccia di ingresso e in uscita, tutto il sistema di essere... Sì, è software. È stato... In maniera automatica. Anche in maniera automatica, sì. Sì, tra l'altro... Il rilascio fatto. Sì, poi adesso forse sto andando fuori tema, però poi abbiamo tutta un'infrastruttura che è basata ovviamente su microservizi, tutto dockerizzato su Kubernetes, eccetera. Abbiamo tutto un sistema tale per cui poi ogni volta che c'è un commit ripartono tutti i test. Allora, noi abbiamo Jenkins, adesso qualche di voi conoscono Jenkins, no? Perché se no diventa un dialogo tra me e lui. Però sì, cioè sì. No, ne parliamo dopo, magari. Va bene. Io vi lascio questo perché spero di trovare qualcuno di voi che utilizzi l'oggetto, ma così mi fate da test reali. Sì, no, se no c'è il link che l'hai nato, che è telegram.t.me.bot. Devi liberarvi. Non vi sto tenendo, sì. Una domanda, ma avete in programma anche di, non so, permettere l'accesso anche a altre piattaforme come Instagram o Messenger? Sì, Messenger sì, WhatsApp. Il problema di WhatsApp è che non ha le API. Quindi quello è un grosso freno. Poi non ve l'ho detto, ma ovviamente i produttori grossi in realtà producono tutti, ovviamente, questo lo sapete, producono tutti in Cina sostanzialmente. E ad esempio un altro però non so ancora tecnicamente se sia fattibile o quanto sia fattibile, quindi sto dicendo qualcosa che non so, per me sarebbe molto interessante in chat. Quindi su queste piattaforme sì, ovviamente ci deve essere la disponibilità dell'integrabilità, cioè deve essere integrale. Non andiamo a fare una roba degli accrocchi come stanno facendo su WhatsApp per riuscire a utilizzarlo. Una società che ci permetteva, ti metteva delle API per lavorare su WhatsApp, però mi sembra che stia chiudendo. Domanda, ma se avete lo web chat? Perché usare Telegram? Perché la web chat parte. No, non volevo fare questo. Adesso questo è un fumetto, però nella realtà noi abbiamo delle etichette. Sono delle etichette che possono essere QR o NFC, che mi fanno partire una web app, quindi io non devo aver installato niente, faccio la scansione, eccetera. Qual è il punto? Il punto è che per accedere alla chat, alla web chat, io fisicamente devo essere davanti alla macchinetta del caffè e fare così. Ok? Invece il concetto di Teamly è diverso, io non metto il focus sull'oggetto, metto il focus sull'utente. L'utente poi ha 250.000 oggetti, ok?
ok, quindi virtualizzo questa cosa, non ho più bisogno, quindi sono complementari, perché sono assolutamente complementari, questa è stata la nostra fatica, però questo è fisico, cioè il valore aggiunto di Timbalmin è che essendo fisico, le persone quando hanno un problema con la lavatrice ce l'hanno lì davanti e fanno sta cosa, non devono andare a cercare. Però questo diventa anche il suo limite, perché io lo posso fare solo per gli oggetti che hanno l'etichetta. Tingly invece ti da verticale diventa orizzontale. Ti apre un mondo, capito? Sì, solo per te fa, diciamo, per non inventare gli oggetti. Sì, no, e poi tra l'altro gli oggetti è la cosa più semplice del mondo, cioè io registro un oggetto, faccio una fotografia. Vi faccio vedere se vi interessa, se no potete anche dirmi basta perché non ce la faccio più. Ma ad esempio, questa è una fotografia reale di un oggetto che è stato registrato da un... in realtà questo è un potenziale nostro cliente che ha fatto un po' di investigazione. Però ad esempio questo è stato registrato col bot. E questa è una... Questa è una lavastoviglie questa. E capite bene che registrare una lavastoviglie semplicemente quando io la spacchetto e faccio così clic... Poi che cosa c'è? Noi abbiamo una parte che non è ancora fatta di AI, perché adesso è molto manuale, perché poi che cosa succede? Che a noi arriva una fotografia del genere che viene classificata, quindi quello che noi facciamo è da quella immagine lì noi tiriamo fuori tutte le informazioni, qualifichiamo questa roba e il bot poi risponde a Mario e gli dice: Mario, grazie per aver registrato la tua lavastoviglie XYZ. Succede questa roba qua, quindi con Telegram diventa molto semplice, io ce l'ho già, faccio una fotografia, tac. Invece con il singolo mio originale, io se questa roba costruisse dovevo avere già una etichetta intelligente.